Ci manca ancora quello delle pubbliche e poi mi diceva anche qua di vedere di metterci la frequenza del non lo usiamo su Ponte Radio, noi abbiamo fatto il discorso, abbiamo vabbè, praticamente l'impianto va tutto a corrente, se è a spinato, quindi questo è un elettrogeno in qualsiasi cosa, se non va a corrente, tenendole in moto, a te che stai sbucando il braccio, danno corrente a delle spine che sono lì e fanno andare lo stesso stampante, questo stampante l'ho messo ma che due buoni per due. Queste collegate a corrente, per cui andiamo in garage, in pubblica, è spinata. Spinata quindi radio, torce, pila portate, tutto quello che c'è è sempre sotto carico. Quindi in emergenza stacchi e vai. Sì, sì, praticamente sì. Abbiamo fatto qualcosa di piccolo, però è molto funzionale su quello che serve a noi di fatto. Era sopraggiunto quel pullman è quello che mi ha sospinto, quella è amareggiata, la ci sono le fotografie, è ancorato ma i vetri sono bagnata, quindi porta fortuna, no? Come lo sposo, va. Abbiamo voluto fare così, proprio l'avevamo fatta alla buona, invece abbiamo poi abbiamo visto che tutti hanno partecipato e questo ci fa molto piacere. Abbiamo voluto aumentare la, ciò che era disponibile in Valtaro, ovviamente non solo in Valtaro perché è un mezzo come tutti gli altri che è intercambiabile anche con la pianura e abbiamo qua gli amici di Parma e tra l'altro abbiamo Stefano, il presidente del comitato, quindi mi ha fatto molto, anche molto piacere, oltre ai consiglieri, perché è un mezzo che di per sé magari può dire poco, ma per chi fa emergenza probabilmente capisce, vuol dire molto. Mezzo che abbiamo recuperato attraverso la pubblica che ha lasciato un'ambulanza che non utilizzava più, una macchina che funzionava ancora molto bene, l'abbiamo voluto attrezzare come centro di coordinamento. Tutte le volte la prima emergenza, le prime ore sono le più importanti, sono anche quelle più difficili per tutti, soprattutto su da noi perché come oggi ad esempio il tempo non ci aiuta e poi anche perché difficilmente lavoriamo comodi con poltroncine e altro. Allora abbiamo voluto fare un mezzo semplice che però potesse dare, garantire nella parte anteriore due posti per la segreteria, il coordinamento, la gestione dei volontari e tutto quello che è, e la parte invece dietro del mezzo attrezzata grazie a Fausto che è il radematore di zona, il referente di zona, uno del gruppo degli alpini di Borgottaro, referente di zona per le radiocomunicazioni d'accordo con Bevini che è referente provinciale del comitato, tutta l'attrezzatura radio che serve per le comunicazioni esterne, quindi con Parma, su c'è la radio ci sarà il Tetra che è concorrente del comune, è un mezzo che è operativo. Postazione radio, davanti verrà fatto il centro di coordinamento, dovremo mettere una piccola veranda che arriverà col tempo, comunque anche i gazebo messi come si deve sono molto funzionali. Io devo ringraziare soprattutto, ovviamente ringrazio la pubblica perché ha messo a disposizione un mezzo, il consiglio ha dato la disponibilità di questo mezzo, quindi è una donazione importante. Il gruppo comunale, il gruppo alpino,
perché e il gruppo Pino perché hanno lavorato questa settimana, due settimane, tre settimane, abbiamo allestito il tutto, chi ha fatto un pezzo di carrozzeria, chi ha fatto l'allestimento, chi ha fatto l'impianto luce e nel gruppo Alpini attraverso con Fausto tutta la parte radio, soprattutto anche il discorso del carnevale, dell'associazione carnevale, perché visto l'idea che abbiamo lanciato subito dopo questo carnevale, abbiamo voluto investirci dei soldi, perché comunque ci sono 3-4 mila euro di attrezzature e di materiale che sono serviti per renderla operativa e sono stati donati dal carnevale, quindi quello che si guadagna